Qual è la novità? Avete presentato una novità particolare, grossa oggi? No, abbiamo innanzitutto abbiamo ripreso per pubblicizzarlo, anche se non ne avrebbe bisogno, perché siamo giunti al terzo anno del percorso storico-artistico nel cimitero monumentale in occasione della commemorazione dei defunti, e devo dire che ogni anno vede una presenza più importante, appunto un afflusso più importante di persone. Però sicuramente siamo qui per ricordare che l'1, il 2, il 3 novembre, l'1 e il 2 alle ore 10:30, il 3 alle ore 15, ci sarà questo percorso storico a cura della professoressa Cesarini. L'uno ci sarà il tradizionale concerto appunto nella chiesa del cimitero monumentale, e il 2 la messa celebrata dal vescovo della nostra città. E la novità è la presentazione del percorso virtuale, quindi il medesimo percorso che possiamo effettuare fisicamente lo potremo effettuare anche attraverso web e anche all'interno dello stesso cimitero in autonomia, perché è scaricabile su tutti i dispositivi smartphone e tablet. Crediamo che il cimitero, proprio per la carica antropologica, identitaria e storica artistica che ha, debba essere conosciuto da un numero importante di persone, quindi attraverso il virtuale possiamo raggiungere più persone, e questa insomma è la nostra intenzione, così che si possa replicare anche virtualmente il percorso nella monumentalità delle nostre tombe e anche tra i nostri personaggi illustri riminesi. Vorrei ricordare che il 31 alle ore 12 ci sarà anche la commemorazione, è un anche diciamo aggiuntivo ma anche voglio dire affermativo, la commemorazione del ventennale della scomparsa di Federico Fellini, e sarà proprio in prossimità della sua tomba, ci sarà anche il sindaco Andrea Agnassi, l'assessore alla cultura Pulini, e ci pregeranno della loro presenza il senatore Sergio Zavoli e la nipote di Federico Fellini, Francesca Fabri Fellini. Ho dato anche delle indicazioni durante la conferenza stampa dell'ampliamento dei cimiteri del Forese, che vedranno, mi riferisco in particolare a Santa Maria in Cerreto, San Martino Montelabate e Casalecchio, vedranno l'inizio dei lavori a circa un mese. Proprio stamattina abbiamo aperto le buste delle offerte economiche pervenute, e insomma oggi posso dire che siamo in grado di partire con i lavori di ampliamento fra un mese, e insomma volevo dare notizia anche di questo. Grazie.